The Norwegian Nobel Committee. Il Comitato norvegese per il Nobel premia quest'anno una giovane yazida ed un medico congolese. Hanno combattuto con coraggio l'uso della violenza sessuale come arma di guerra. Per loro l'ambito Nobel per la pace 2018. A maggio 2016 la 25enne Nadia Murad era stata ospite di TV2000 e la sua testimonianza forte ci aveva commosso. Sopravvissuta alla prigionia dell'ISIS, ha dato voce alle migliaia di schiave dell'esercito del califfo. Ora chiede per il suo popolo il riconoscimento del genocidio. Sì, sono stata una delle prede di guerra dell'ISIS. 6.000 donne e bambini yazidi sono stati delle prede di guerra. Mi hanno presa come schiava sessuale, hanno ucciso i miei 6 fratelli, hanno ucciso mia madre, così come hanno fatto con migliaia di madri e di yazidi. Ero preda di guerra con bambine di 9 e di 10 anni e loro erano divenute delle schiave sessuali. Hanno fatto alle bambine di 9 anni quello che hanno fatto a me. Sono stata violentata, sono stata venduta, sono stata presa in noleggio, sono stata prestata da un combattente all'altro. Tutto questo nell'Iraq di oggi. Prima sognavo di laurearmi in storia, ma ora sogno una cosa, che il terrorismo finisca. Sogno che un giorno le donne e i bambini in Medio Oriente possano ottenere i loro diritti come persone umane.